Torna la vittoria la B per Lanciano dopo tre turni a bocca asciutta. A cadere sul parquet frentano il San Severo in piena lotta promozione. Grande prestazione del collettivo abruzzese. La gara è bellissima, ritmo alto e squadre che rispondono colpo su colpo, con Castelluccia inarrestabile, capace di mettere a segno ben 16 punti solo nella prima frazione. L'equilibrio si spezza nel finale con i gialloblu che allungano sul 27-20. San Severo non ci sta e piazza un parziale di 11-0 in avvio di seconda. Sorrentino e Stella guidano la riscossa e i pugliesi toccano il vantaggio massimo al 14esimo, 27-31. Il solito Martelli con due bombe consecutive rimette Lanciano sulla strada giusta. Poi San Severo recupera fino a portarsi in parità al riposo, 42 pari. Nel terzo quarto subisce un vistoso calo e la reazione lancianese non si fa attendere. Grosso, Polonaro e Martelli vanno a segno a ripetizione a 4 minuti dal termine del periodo. La Biper si porta avanti di 10 lunghezze. Scarponi e Sorrentino però firmano in un minuto la rimonta, 59-56. Prima che Lanciano torni a segnare di nuovo con Castelluccia e Martelli a serrare le fila della difesa con un super Polonara, re delle plance con un bottino di ben 21 rimbalzi. La Biper conduce 69-56, non si ferma nemmeno nell'ultima frazione, così a 4 minuti dalla fine dell'incontro la tripla di Grosso vale un perentorio più 18, con San Severo che in 7 minuti mette a segno solo 2 punti contro i 17 gialloblu. Il pubblico è in delirio e il palazzetto diventa una bolgia con chiassosa presenza ospite. Dunque finisce 81-71. Domenica avrà inizio il girone di ritorno. La Biper sarà chiamata a bissare un girone d'andata che ha portato in dote ben 14 punti, un bottino sicuramente al di là di ogni aspettativa stagionale. Si comincerà da Venafro con la voglia di stupire ancora.